Bentrovati amici di agricoltura e benvenuti ad una nuova puntata. Oggi ci troviamo presso il comune di San Giorgio Albanese per raccontarvi di come anche questo comune aderisce all'iniziativa del Consorzio di tutela dell'olio di Calabria col marchio IGP. Un comune all'avanguardia che pensa e volge lo sguardo al, ai cittadini, al benessere e alla salute dei propri cittadini. Quindi un comune che ci tutela e si tutela. E adesso entriamo nel vivo perché siamo in compagnia di un produttore, il signor Donato Tocci. Eh, signor Donato, allora, abbiamo, eh, il, il comune di eh, San Giorgio Albanese eh, è stato premiato con un riconoscimento importante, che è il marchio IGP. Chiaramente da produttore eh, lei conviene con me dicendo che comunque è un riconoscimento importante, soprattutto che può, può creare un beneficio ai produttori. Penso di sì, Io, a parte che sono già socio di IGP, già, già da qualche anno, quindi non mi è nuova questa sigla. E anche parlando con altri produttori qui nella zona ho cercato sempre di, di valorizzare questo, questo marchio, proprio perché è, siccome è una zona vocata proprio olivicola, principalmente olivicola, eh, bisogna portare avanti un, un prodotto che sia veramente di qualità e chi meglio di un, un IGP, a parte biologico IGP, possa considerarci e farci conoscere non soltanto nella nostra zona ma anche al di fuori della nostra zona. Sicuramente un prodotto d'eccellenza eh, con un marchio importante, un prodotto che eh, possiede delle caratteristiche e proprietà organolettiche e salutistiche importanti. Sì, senza, sicuramente senz'altro, anche perché tra migliaia di occidentali, non lo so, di cultivar che ci sono, la nostra che è la Dolce di Rossano, che, per cui rientra tranquillamente nell'olio IGP, è un olio che è riconosciuto da parecchie zone in Italia, però bisognerebbe valorizzarlo ancora di più, perché in effetti è un olio che ha delle caratteristiche organolette che si differenziano dall'altro olivete, per cui abbiamo bisogno anche di questo di riconoscimento. Un marchio che sicuramente vi farà volare in alto, è il primo step verso degli orizzonti più importanti. Mi auguro così, insomma, che questo step che ci faccia veramente uscire fuori, dal, perché noi siamo abituati un pochettino a fare un'agricoltura locale e quindi non abbiamo mai pensato di uscire fuori dal nostro habitat, dalla nostra zona, mentre in effetti oggi siamo nelle condizioni di poter offrire un prodotto veramente di qualità e logicamente con un marchio IGP ci può anche garantire di questo prodotto perché nel corso degli anni abbiamo già lavorato, stiamo cercando di migliorare sempre di più questa, questa qualità. Insomma. Questo dunque è un trampolino di lancio? Sì, Senz'altro un trampolino di lancio, mi auguro che vada tutto bene e che anche altri ci seguano in questo percorso. Siamo in compagnia di un altro produttore che, tra l'altro, l'abbiamo beccato proprio sul posto di lavoro, stava lavorando. Un produttore che sicuramente è entusiasta e felice di, eh, di essere sotto la guida di un marchio comunitario che è quello dell'IGP. Sì, questo mi fa piacere perché erano anni che noi tendevamo questo approccio e siamo arrivati, diciamo, in ritardo, ma ci siamo arrivati. Questo è molto importante per la comunità italo-albanese e il territorio è molto vocato per l'olio. Abbiamo due grandi zone, tutto il territorio è buono, però abbiamo due grandi zone che si chiamano una Poderè e un altro Iandarello, eh, che sono qualità organolettiche particolari, anche perché questo territorio, grazie a questi prodotti, ha vinto anche il, il, il concorso a livello internazionale, a livello mondiale, proprio in queste zone. Pertanto questa situazione ci consente di poter andare nei mercati a testa alta, anche perché io ci tengo molto perché in tanti anni, dopo aver fatto tanti lavori e questo è un lavoro che mi dà più soddisfazione di tutti, perché sono a contatto con la natura e poi si lavora a contatto anche con le persone. Io lavoro sempre su prodotti agricoli, e non diciamo, a livello industriale, ma bensì a livello diciamo naturale perché uso prodotti tipo il sovescio, favette, eh, beccia eh, Lupini, in modo da ottenere un olio di alta qualità. Così anche i mercati e le persone che ottengono queste qualità vanno diciamo, ad essere vantaggiati. Sicuramente vi sentite tutelati anche da certo. quella che è la figura del consorzio certo. che dà un'immagine importante ma soprattutto una garanzia. Certamente, però un'altra cosa che vorrei mettere tra virgolette, vorrei che anche le persone del del co della cioè la comunità di San Giorgio di questo fatto ne faccia tesoro, in modo che possiamo unire l'utile al diretevole, cioè dire avere un prodotto di nicchia e avere anche diciamo, un certo, una certa possibilità di recuperare anche diciamo, un po' di soldi in più, perché il nostro olio è conosciuto ma non ha un marchio per cui... Sul mercato non siamo conosciuti con un marchio GP e questo certamente fa onore a chi ha avuto le idee e anche al territorio. E noi siamo venuti proprio sul posto, ci troviamo presso il frantoio Ferraro e insieme a me c'è il socio di questo frantoio che è Luigi Falcone. Allora Luigi, noi siamo entrati dentro, abbiamo visto un po' la lavorazione, abbiamo anche assaggiato il tuo olio, raccontaci un po' di questo processo di spremitura. Partiamo dall'inizio, dalla raccolta e poi eh, i, vari, i vari step. Allora, vi ringrazio per essere qua, venuti qua da me in Frantoio. E la, guarda, la raccolta si fa mediante sempre meccanizzazione perché oramai siamo arrivati alla tecnologia avanzata, quindi la, la lavorazione viene fatta, come hai visto tu, mediante meccanizzazione tutte meccaniche. Quest'anno, ahimè, non abbiamo un'eccellente un qualità perché purtroppo abbiamo un anno di scarica come, come si può notare in giro e purtroppo né qualità né quantità, ahimè. Comunque stiamo cercando di sopravvivere perché noi piccoli imprenditori dobbiamo anche cercare di sopravvivere. Non, non riesco ora a spiegarmi bene perché, guarda, è un'annata così... Parlando con chi è esperto più di me, perché io sono da pochi anni qua nel settore, forse mancava da, una, da un ventennio che non era una cosa del genere. Comunque cerchiamo di sopravvivere. Questi ovviamente disagi eh, che avete eh, riscosso sono soprattutto dovuti alle calamità naturali immagino. Sì, più che altro alle calamità naturali e più che altro forse a questo casimbiamento di stagione perché non si sa più che, in che stagione siamo. Siamo a novembre ma come ben vedi siamo tutti quanti sbracciati quindi non, non lo, è dovuto sicuramente a calamità naturali sì, Sicuramente però preservare la qualità di questo olio è cosa fondamentale ed è quello che voi eh, intendete fare, continuare a fare Sì perché secondo me è una delle eccellenze che abbiamo qua in Galabria il nostro olio se non è il primo ma sicuramente è fra i primi a livello nazionale lo dovremmo preservare più di tanto e valorizzare forse che quello che non si fa sul mercato, perché forse secondo me è uno dei migliori oli che si fa da noi sulle colle albanesi. Purtroppo quest'anno ve l'ho detto, cerchiamo di preservare quel poco che abbiamo. Oggi, per il comune di San Giorgio Albanese, è un giorno davvero importante perché si è guadagnato il marchio IGP, un marchio comunitario. Sì, è davvero un giorno importante per la nostra cittadina, considerato che... Il territorio è caratterizzato per una massiccia e prevalente presenza di, eh, di olive. E sul lungo il territorio da tempo oramai risalente eh, vi sono molteplici eh, olifici che, che moliscono durante il periodo invernale eh, il frutto, eh, l'olivo appunto che è la risorsa preeminente e eh, principale del, del nostro territorio e quindi c'è una rinascita anche in questa in questo momento storico, in questo momento del, eh, dell'anno del, di tutto il territorio e di tutta la comunità. Abbiamo parlato di Made in Italy e soprattutto di un prodotto d'eccellenza. Quanto è importante preservare l'agricoltura nei nostri territori che è naturalmente è un elemento cardine? Ah beh, eh, io credo che sia importante innanzitutto far leva eh, sulle risorse principali del, eh, della Calabria, dei nostri territori calabresi. Eh, punto, eh, punto focale eh, per, per far rinascere eh, soprattutto le comunità più piccole, quale magari San Giorgio Albanese, eh, che leva la propria economia soprattutto su, eh, sui prodotti agroalimentari. E eh, quindi avere un. Un prodotto di qualità come, come l'olio riconosciuto IGP, eh, ma anche penso a tanti altri, altri prodotti quali per esempio la pesca, eh, il percocco di San Giorgio, eh, che l'amministrazione comunale ha già inteso riconoscere quale eh, prodotto bio ed eco, eh, credo che eh, abbia una valenza strategica ed importante per, per il territorio. Oggi, eh, soprattutto i produttori di questo comune ne, possano, ne, ne, ne possono trarre beneficio sicuramente attraverso questo marchio, che è sinonimo di qualità, eh, ma soprattutto una garanzia. Eh, eh, credo che. Eh, giustamente sono le parole giuste, garanzia di un prodotto di, eh, di qualità, eh, parliamo di un'eccellenza del nostro territorio e quindi deve essere preservato, salvaguardato e, e portato insomma, alla ribalta eh, provinciale, regionale e nazionale. Oggi il comune di San Giorgio Albanese si è aggiudicato un marchio importante, una targa importante con il marchio IGP. Un prodotto identitario, territoriale, eh, ma soprattutto c'è ehm, l'obiettivo ovviamente di voler fare rete, di crescere, di far emergere un prodotto d'eccellenza. Grazie per la targa perché noi siamo votati all'olio. L'olio d'oliva per noi è il bene primario perché. Qui abbiamo sì altre coltivazioni, però prevalentemente noi abbiamo olio d'oliva, quindi una massa di uliveti, quindi tanti uliveti da noi, che sono uliveti storici, quindi di alto fusto, con delle qualità importanti e quindi benvenga l'IGP. Per noi è una risorsa che arriva da sempre, sin da quando sono arrivati qua gli albanesi, perché... Nel 1300, quando c'era ancora Santo Iorio, un piccolo villaggio, si spopolò. Quindi qui vennero abbandonate le terre, vennero abbandonati i luoghi, venne abbandonato tutto. Quando arrivarono gli albanesi, quindi nel 1500, questo luogo rinacque. Con essi, ovviamente ricominciò anche la condizione di coltivazione dell'olio e quindi dal 1500 in poi siamo qui, siamo presenti, con uh, qualità di oli importanti e con l'IGP credo che adesso avremo ancora un riconoscimento migliore. Pertanto i nostri produttori che si impegnano molto nella raccolta, nel fare ovviamente rete, hanno anche organizzato qualche. l'anno scorso, praticamente due anni fa, anzi con uh, l'inizio della pandemia, poi la pandemia un po' ha bloccato, un uh, prodotto. Chiamato Le Vie dell'Olio, dove tutti i produttori hanno partecipato, con ma non soltanto di San Giorgio, e questo anche sugli altri paesi Arblech e qualcosa di corigliano, per fare un prodotto di alta eccellenza, di qualità. E quindi hanno mischiato un po' i vari oli per dar luogo a questa bottiglia, che è stata veramente un'ottima cosa, solo che poi il problema del, della pandemia un po' ha bloccato questa situazione che però adesso credo che si riprenderà abbiamo avuto proprio qualche incontro poco tempo fa in merito a queste attività anche con l'assessore regionale e quindi noi siamo intenzionati ad avere qualità sulla condizione olivicola pertanto stiamo lavorando su questo stiamo lavorando anche a nuovi impianti, nuove condizioni, migliorare anche la condizione idrica perché abbiamo anche un problema a livello idrico dove ovviamente oggi è un po' un problema nazionale, anche sul nostro territorio c'è questa cosa quindi stiamo cercando anche di migliorare l'aspetto idrico in modo tale da dare ancora migliore qualità alle nostre piante e ai nostri frutti. Partendo da questo traguardo importante, quali sono i traguardi e gli obiettivi futuri che l'amministrazione comunale, quindi lei in qualità di sindaco, volete raggiungere? Beh, noi vorremmo che ci fosse un prodotto che possa valorizzare effettivamente la bontà del nostro olio e che possa dare nuova linfa a questo territorio portando a far rimanere qui i nostri ragazzi, lavorando i nostri terreni, i nostri territori con l'ulivo, con l'olio, portando una qualità alta e vendendo il prodotto per il giusto prezzo che vale, perché oggi purtroppo è il problema di quest'anno particolare, non c'è frutto, non c'è produzione, però L'anno scorso che c'era un'eccellente produzione, un'eccellente qualità, purtroppo il prezzo poi venduto al pubblico è stato molto basso e allora questo che cosa comporta? Che chi fa la produzione, chi effettivamente lavora il terreno, le olive e la raccolta, alla fine non riesce a recuperare le spese e questo non va bene perché se noi non siamo in grado di avere un guadagno, la gente ovviamente va via. Si scappa sempre di più, si spopola il nostro territorio, quindi noi come amministrazione ci stiamo impegnando proprio ad avere questa condizione, quindi andare verso la qualità, verso un prodotto che possa essere rivenduto e quindi di avere un marchio, ecco la, la bottiglia di prima che dicevo, con l'accettazione da parte dei produttori proprio di questa eh, linea guida e pertanto vogliamo andare in questa direzione. Quanto è importante fare rete, quindi quanto è importante la cooperazione e la collaborazione anche fra i vari comuni? È importantissimo e lo dimostra questa, questa cosa che abbiamo fatto, perché non è legata solo al mio territorio, quindi solo a San Giorgio, bensì ci sono San Giorgio, San Demetrio, Maccarizzo, Santa Sofia, Corigliano stesso che è un grande paese e in più ci sono tutti i produttori che si sono impegnati con la loro iniziativa, perché non è partita dal comune di San Giorgio questa iniziativa, ma è partita proprio dai produttori e qui ecco che la rete è importante, loro l'hanno capito, quindi finalmente forse se gli diamo supporto, come stiamo cercando di fare, queste cose effettivamente partiranno realmente e andranno nella direzione giusta che devono andare, proprio perché se non c'è rete non c'è nulla, i quantitativi diventerebbero piccoli non ci sarebbe la possibilità di poter mandare sul mercato nazionale o internazionale quantitativi importanti e allora la rete serve proprio a questo. Anche il comune di San Giorgio albanese sceglie la qualità affidandosi il marchio EGP. Diciamo che il comune di San Giorgio è fra quei comuni ad alta vocazione olive perché tutta questa fascia albanofona ha una produzione olivicola importante, significativa per tutto il nostro territorio. E non può che farmi piacere aver avuto da parte questa volontà a far emergere anche con la targa che verrà apposta lì all'entrata del paese dove si va ad indicare che si sta entrando in un paese dove la cultura di produrre olio di fare olio e farlo di qualità esiste da tanti anni e con questo si va a suggellare anche questo modo di conservare quella che è la qualità diventa un momento importante diciamo non solo per San Giorgio ma per tutto questo territorio perché la presenza del consorzio, la presenza di avere un marchio IGP, diventa un momento di stimolo per tutto il territorio, per gli olivicoltori, ma anche per tutta quella fascia di esercenti commerciali perché quando si entra in un paese si vede una targa, lo, il turista capisce che qui si produce olio di qualità, olio a marchio, olio garantito, eh, sicuramente si guarderà intorno e andrà a cercare dove ci può essere la vendita di quest'olio. E da queste piccole cose noi anche come consorzio vogliamo promuovere quello che è il nostro territorio, perché da qui è vero che parte il riconoscimento di quella che è la qualità dell'oro, però ogni nostro comune ha tante altre piccole produzioni di prodotti di qualità, di prodotti di eccellenza che fanno esclusivamente riferimento. Al, al territorio il sindaco poco prima eh, citava che eh, è stato eh, a mando e ha portato le pesche settembrine pesche settembrine che come sottolineavo esclusivamente in questo territorio sono una niccia, forse saranno 20, 30, 100 piante però sono quelle 100 piante che noi troviamo solo ed esclusivamente qui quindi è, è può essere un richiamo per quello che è il territorio, cioè trovare un momento di dire al turistico: Arriviamo a San Giorgio perché lì troviamo le pesche settembrine, troviamo il buon olio, troviamo delle altre produzioni ottime, troviamo gli agrumi, troviamo i fichi, troviamo quelle che sono le realtà e enogastronomiche della nostra, della nostra regione. Qual è il supporto in qualità di Presidente del Consorzio a tutela eh, che diamo a questi comuni che vogliono suggellare quindi la qualità attraverso questo marchio? Ma il, il nostro supporto innanzitutto è quello di essere vicini ai produttori con nostri, i nostri tecnici per aiutarli a migliorarsi, per aiutarli nella conduzione del, eh, del fondo e a, a, a seguire quelle che sono le fasi di trasformazione e di produzione del, dell'oliveto. Siamo vicini con un apporto tecnico, ma anche, e la cosa più importante, con un apporto di valorizzazione del prodotto e di promozione del prodotto al di fuori dei nostri territori, al di fuori del territorio non solo regionale, ma nazionale ed europeo cioè Noi portiamo avanti e porteremo sempre avanti il discorso della qualità, della certificazione a marchio che è garanzia per il consumatore, che è questo il momento più importante e più significativo per il consumatore che sa che acquistando un prodotto a marchio IGP acquista quello che è la bontà del prodotto ma quelli che sono anche le bondà che questo territorio esprime, la storia e la cultura di questo territorio. Il marchio GP dunque è un simbolo di garanzia, garantiamo un prodotto d'eccellenza qualitativamente alto. Sì, il, il, i marchi i comunitari, i GP, DOP e BIO nascono esclusivamente per questo, cioè dare ancora di più garanzia al consumatore specialmente in questi ultimi anni che con la globalizzazione si sta vivendo dei momenti di una concorrenza sleale e quindi dobbiamo difenderci e noi più degli altri dobbiamo difendere le nostre posizioni il nostro made in italy un made in italy che è per noi ricchezza e dobbiamo salvaguardarla, dobbiamo sempre di più stare attenti affinché questo marchio non venga usato a sproposito da quella concorrenza sleale che dicevo prima, perché tutti tutti quando si presentano con eh, i prodotti pseudo italiani dicono e li vogliono far passare come madri in Italia e così non è e non può essere e quindi noi dobbiamo stare attenti e maggiormente difendere queste cose altrimenti perderemo tutto quello che è la nostra ricchezza il nostro fare il nostro saper fare perché in Italia noi siamo un popolo innanzitutto manifatturiero di trasformazione di quelle che sono le bonde, perché noi tranne l'agricoltura i nostri territori non esprimono altro, non abbiamo nell'oro, nell'argento, nel rame, il carbone, queste cose non le abbiamo che portano ricchezza a tutto un territorio. Noi abbiamo l'agricoltura e dobbiamo salvaguardarla perché la Calabria dall'agricoltura può rinascere, la Calabria dall'agricoltura può lanciare un messaggio positivo a quella che è un'immagine che tanti ci vogliono far passare per un popolo inoperoso e così non è. L'agricoltura è impegno, è sacrificio, è lavoro dalla sera alla mattina, dall'alba al tramonto, non conosce sosta, combatte con, eh, con le calamità naturali, combatte con, tutto, con tutti, però la nostra agricoltura è quella che dà i prodotti migliori. Prodotti migliori che sono i, i suoi sapori, i suoi profumi, ma anche il contenuto salutistico che essi contengono, cioè sono un toccasana per la nostra salute. E questo è importante. E noi dobbiamo far conoscere questa Calabria bella, questa Calabria sana, questa vera Calabria. Questa è la Calabria che è storia, cultura e saper fare. Da oggi all'entrata del comune di San Giorgio Albanese troveremo affisso questo cartello. Un cartello che eh, è una, ovviamente un riconoscimento importante: designa il marchio IGP. Eh, un marchio di qualità eh, su un prodotto tutelato è eh, soprattutto una garanzia per questo borgo eh, e soprattutto un beneficio per i produttori. Da oggi troveremo. Marchio GP Olio di Calabria, Olio Extravergine di Oliva, un olio tutelato, un olio che ci dà garanzia, ma soprattutto benessere e salute per tutti.